Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sento Marco Tarquinio, perché allora le parole di Francesca Mannocchi sono molto chiare. Marco, io ti conosco molto bene, conosco la tua onestà intellettuale e so quanto dal primo giorno hai parlato del tema della pace, quanto ti sta a cuore, quanto insomma anche oggi il tuo giornale in prima pagina è molto chiaro su questo, no? E il Papa onestamente continua a lanciare gridi disperati su questo tema. Però sta dicendo la Mannocchi: guardate che cioè non è il Donbass, non è quanto gli cediamo di chilometri a Putin. Quest'uomo qui vuole portare l'attacco all'Occidente. È un autocrate che ha una dimensione della vita pubblica completamente opposta alla nostra. È un grande scontro tra autocrazie, barra dittature, chiamiamole come si chiamano, e democrazie. E allora su questo tema, la pace, come la cerchi, come la trovi, no? Non certo pensando che possiamo mollare l'Ucraina. La conclusione del tuo ragionamento, Mirta, è che non c'è. Dammi un secondo, forse che ascolto un attimo Tarquinio, arrivo da te, proprio un secondo. Non c'è alternativa? Beh, grazie, io un po' che ascolto tutti e devo correre. No, poi ci torno da te, solo capito che penso che le immagini siano interessanti per tutti noi, Marco. Figuriamoci se non ti do la possibilità di parlare. Sono in Umbria per una serie di manifestazioni, ho rinunciato a partecipare per fare questo collegamento, come mi è stato proposto ieri, ho accettato. Però poi vorrei tornare a fare le cose perché sono venuto a fare. Vorrei dire questo: col tuo ragionamento, Mirta, non c'è alternativa alla guerra dei mondi. Cioè quello che abbiamo davanti, e dobbiamo dire alle nostre opinioni pubbliche, come una parte del sistema mediatico e politico sta dicendo, che abbiamo davanti anni, se non decenni, di guerra. O una nuova guerra fredda con fronti caldi, o non scuota la testa precedente Picerno. Perché questa è la verità. La trincea che si è scavata in Europa, con la guerra di Ucraina, è la trincea della nuova guerra dei mondi, che contrappone un pezzo di mondo, noi occidentali, contro in teoria un altro pezzo di mondo, ma sapendo che c'è una grande parte dell'umanità che tocca il sud del mondo, i paesi più poveri, che non è schierata né con noi né con la Russia rispetto a quello che sta accadendo. L'Ucraina è la vittima di tutto questo. Io dico che noi stiamo facendo la guerra con i petti degli ucraini da un anno. Putin prima di tutto. Putin prima di tutto perché ha aggredito. Però non sono d'accordo con Mannocchi quando dice che questa è una guerra completamente diversa dall'altra. Questo è il secondo tempo della guerra d'Ucraina, ma è dentro la stessa logica, una guerra fratricida, terribile, con migliaia di morti che nessuno ha voluto vedere, con minoranze non rispettate che nessuno ha voluto vedere, in Ucraina e in Russia. Io sto accanto agli oppositori di Putin e sto accanto a contro quelli che i partiti che sono stati sciolti in Ucraina. Se l'Europa non aveva avviato l'adesione della Ucraina prima è perché non soddisfa gli standard minimi. Noi apriamo procedure di infrazioni sferraglianti nei confronti della Polonia e dell'Ungheria. Non è che abbiamo mai fatto sconti agli paesi che chiedevano di aderire. Cioè tutti i Balcani sono fuori. L'Albania viene tenuta ancora fuori dalle procedure di adesione. Però perdonami, stiamo vedendo delle immagini importanti. Attenzione a quello che si dice all'opinione pubblica. Torno da te, aspetta un secondo Marco, perché Francesca è uscita. Perché stiamo continuando a dire che non c'è alternativa alla guerra e che questa guerra va combattuta. Io ho avuto dibattiti con i colleghi che sono intervenuti stamattina che teorizzano, qui alla tua trasmissione, che teorizzano apertamente i prossimi passi. Perché allora, dovremmo difendere fino in fondo, no? Francesca, la libertà degli altri. Facci capire. Vediamo dove arriviamo allora, di questo. Torniamo a Izium, dove Francesca è uscita in mezzo a quelle che francamente ormai sono macerie. Francesca.